Buongiorno, buongiorno, bentrovati in diretta. Vi stiamo trasmettendo sulle pagine Facebook di Confindustria Toscana Sud, sul sito di Confindustria Toscana Sud, sul canale 95 di Canale 3 del digitale terrestre, live streaming sulla Web TV di Canale 3. Step, economia e territori, il nostro modo per raccontare l'economia in Toscana, ma non solo. Avremo come sempre un focus anche sull'economia nazionale, collegandoci a Roma con il Sole 24 Ore. Apriamo con un grande ospite, per me è un onore, un piacere ridare il benvenuto al dottor David Sani del gruppo Stosa Cucine, ben trovato. Buongiorno Virginia, a tutti i telespettatori. Allora, un graditissimo ritorno. Noi ci eravamo visti, sembra ahimè, un'epoca fa, perché era in epoca pre-Covid, eravamo in tempo di palio qui a Siena, David, ti ricordi? E Sì. durante l'estate parlavamo delle tante iniziative, dei risultati importanti del gruppo che insieme a tuo padre, ai tuoi fratelli, alla tua famiglia guidate. È venuta la pandemia, un anno complessissimo. Vorrei proprio ripartire. Partire da qui, Davide, un tuo racconto di come avete affrontato questa enorme difficoltà. È stata un'epoca perché si potrebbe dire ante-pandemia e post-pandemia. Noi, come tutte le aziende, siamo arrivati al 13 marzo e poi siamo stati costretti alla chiusura. Devo dire che siamo tre fratelli, mio padre è presidente, mia madre è socia con mio padre, ci tengo a dirla perché ha un ruolo importante anche lei, quindi abbiamo una bella quota rosa e di peso all'interno dell'azienda. Noi tre fratelli ci trovavamo la mattina, all'inizio un po' meno perché era un po' più complicato spostarsi, sembrava, poi ci trovavamo la mattina a parlare di che cosa ci aspettava, di che cosa avremmo potuto fare. E devo dire che le associazioni, i gruppi, in generale, un po' ci hanno dato una possibilità di interagire, ma in quel momento sono venute fuori delle idee che secondo me ci hanno proiettato da azienda. Potrei dire delle decisioni d'azienda, un po' di famiglia, d'azienda industriale vera. Abbiamo preso decisioni che era da tempo che avevamo nel cassetto che dovevamo portare avanti, una delle quali, guardando un po' la cronologia, è stata quella della consulenza online, di dare la possibilità ai nostri rivenditori di essere contattati online e di poter fare una progettazione, una consulenza. Per noi è chiaro che il commerciale è il motore di tutto, essendo un'azienda di distribuzione di un prodotto, cucina, ma sostanzialmente Stosa è un'azienda commerciale perché per metà commercializza, per metà produce. Il primo pensiero è verso i consumatori. Quindi ci siamo riuniti, abbiamo pensato un po' a come sostenere la forza lavoro, perché trovarsi dopo 55 anni in cassa integrazione è stata una botta così anche per l'imprenditore e per i figli. E questo credo che sia un po' quello che soffre chi ha l'impresa. E pensando anche al personale nostro che chiaramente si trovava in una situazione anomala, imprevedibile. Poi 4 di maggio, ripresa delle attività, per lì sembrava, beh, si va in chiusura, si aprirà il 30 di marzo, mi ricordo, queste erano le previsioni. Beh, dal 30 di marzo siamo arrivati al 4 di maggio, sono tempi interminabili, lunghissimi, e quando abbiamo ripreso abbiamo avuto subito la sensazione che il settore nostro in particolare, residenziale, eccetera, poteva avere un beneficio da una situazione così drammatica. E infatti, fino ad oggi, direi Virginia che i numeri lo confermano. Valori che voi non avete mai tradito, quello del legame con il territorio, quello della serietà con i vostri dipendenti, con chi ovviamente commercializza il marchio nel mondo, ricordiamo siete fra i leader di questo settore. Tutto questo è rimasto fermo e ben saldo anche in una prova così difficile. E
Guardiamo adesso, come giustamente hai detto te, il pre, ma adesso guardiamo, ci auguriamo il prima possibile il post pandemia, perché i vostri progetti sono fortemente sfidanti, David. Sì, Virginia, io intanto rispondo, sono seconda generazione, io qui mi occupo di direzione vendite e studio prodotti, questo è il ruolo mio, però parlo un po' da imprenditore. Per me la serietà e il rispetto degli accordi è un qualcosa che credo che sia doveroso nell'atteggiamento e nei sistemi. Questo è forse l'educazione che abbiamo avuto. Per quanto riguarda i progetti, abbiamo un progetto importante che stiamo portando avanti, che è quello di un nuovo insediamento produttivo. Noi siamo molto legati, intanto la famiglia di Piancastagnaio, perché questa è la nostra origine. Stosa è nata a Piancastagnaio nel 1964. Ci siamo trasferiti, il presidente Maurizio Sani decise di spostarsi il vicendamento societario al comune di Radicofani nel 1985, e da allora è partita una storia tutta particolare. Nel 1995 il primo vero stabilimento, e abbiamo programmato un investimento importante, di cifra importante, proprio nell'area industriale dell'ex Cotto Amiata, e quindi andremo a fare una bonifica di uno stabilimento che è un rudere di 14.000 metri quadrati e a costruire un nuovo insediamento di circa 27.000 metri nell'arco di 4 anni. L'insediamento sarà fatto in 2 step, i primi 13.000 metri ci auguriamo il prossimo anno, tempi permettendo, e il prossimo dovrebbe avvenire nell'arco di 3 anni. Quindi un legame al territorio è ovvio, il nostro è un lavoro che ha i valori sono del territorio, legati alle persone, alla crescita delle competenze che abbiamo. Questa è un'azienda un po' anomala, perché se vogliamo si divide tra Toscana e Lazio, metà personale della provincia e metà del Lazio, diciamo, siamo nella terra di confine. Però ecco, i progetti sono importanti e hanno sono sfide ambiziose, Virginia, molto importanti, ci auguriamo di poterle portare avanti nei tempi che ci siamo dati. Beh, intanto David condivide delle belle notizie, perché ovviamente un'azienda che decide di crescere, che fa un tipo di investimento così importante di migliaia e migliaia di metri quadri, continua a farlo nelle sue radici, nella sua Toscana, è chiaro che è una notizia di una portata immensa, soprattutto lo è sempre, ma a maggior ragione in un momento storico, economico e sociale come questo. Quindi in questo ovviamente vi fa onore e l'imbocca al lupo è grandissimo per questo nuovo passo di crescita del vostro percorso. Tra l'altro, io quando ho avuto il piacere di visitare la vostra azienda mi ha colpito molto questo come cammino parallelo, perché si sente un clima familiare, tuo padre conosce tutti i dipendenti per nome come fossero veramente una grande famiglia, ma nello stesso momento siete un'azienda iper all'avanguardia nella produzione, nella ricerca, nel design, quindi siete riusciti a tenere questi due fattori intrecciati insieme, è il vostro punto di forza. Sì, indubbiamente è chiaro che un'azienda familiare, la proprietà e il governo dell'azienda è familiare. Le sfide che abbiamo avanti e le dimensioni ci proiettano nei primi 5 attori nazionali. È chiaro che la politica deve essere di carattere industriale. La mentalità, è chiaro, Virginia, deve essere una mentalità vincente e non provinciale. Quindi noi siamo abituati a partire, io sono un uomo prodotto, per cui per me il design, lo showroom, tutte queste cose sono scontate. Devo dire che un visitatore esterno danno un impatto molto forte, e questo ci dà sempre grande piacere e anche grande onore. Posso dire che nei risultati importanti, anche se vogliamo direi esclusivi, che abbiamo raggiunto, la certificazione italiana FSC, unica azienda di cucine, FSC sta per Forest Stewardship Council, quindi la tutela e la custodia della provenienza del legno,
non solo per noi ma per tutti i nostri fornitori, tutti i nostri partner, e questo è un risultato che non è un'etichetta ma un risultato che ci ha dato grande piacere, un lavoro iniziato su un progetto di qualità iniziato nel 2009, quindi pensate quanto tempo ci si impiega quando si parte con l'idea e soprattutto quando si mette in piedi una struttura all'interno di un'azienda. Quindi diciamo, queste sono tutte le belle cose, poi naturalmente dietro ci sono tanti retroscena, tanti complessi. Poi quello che io ripeto spesso è che fare impresa in Italia è già un'impresa, no? Perché sappiamo che per tante ragioni burocratiche, costo del lavoro, insomma, sono tanti gli elementi, lo zaino degli imprenditori italiani è molto più pesante di tanti colleghi europei, quindi questo è ovviamente un elemento sempre da considerare, che fa ancora più onore ovviamente per i risultati che l'Italia riesce a portare. Ricordiamo che siamo il secondo paese manufatturiero europeo. Davide, vorrei tornare nuovamente al tema della pandemia, ma sotto un punto di vista diverso, attingendo al tuo know-how ovviamente di studio, di lavoro, di progettazione su quelle che è ovviamente il living, l'abitare, i gusti delle persone, le necessità delle persone. Beh, la pandemia quando terminerà lascerà delle modifiche, pensiamo al tema dello smart working che sarà probabilmente comunque continuato a usare da molte aziende. Questo inciderà molto anche sulle scelte di vita, intendo le scelte su quale casa, come vivere la casa, quali saranno le esigenze della casa degli italiani? Ma gli studi, beh, noi abbiamo GFK, Axil come enti, come centro studi ai quali attingiamo le informazioni, ma diciamo che i primi sono i design, no? Che lanciano le mode e lanciano le tendenze, quindi lavorando un po' a stretto contatto con architetti, progettisti e designer, che siano italiani o anche esteri, si capisce che all'interno della cucina intanto non esiste più quella che un tempo veniva chiamata in maniera arcaica e volgare la sala da pranzo, no? Esiste un ambiente cucina open space con living integrato, per cui il lavoro nostro man mano si apre anche nella zona giorno. Cambiate le abitudini, oggi vi dico per esempio, grazie ai canali televisivi e ai canali tematici, l'isola è diventata un elemento da un 3-4 cucine su 10 hanno l'isola, certo. Pensate che un tempo, parlo di 10 anni fa, forse neanche esisteva questa esigenza. Il discorso dello smart working viene portato nell'area attinente alla cucina come esigenza, e quindi le aziende che si occupano di ferramenta, di estraibili, eccetera, stanno progettando sotto input nostri degli architetti, chiaramente del nostro inteso dei cucinieri, stanno progettando strutture estraibili per poter alloggiare tavoli piccoli, notebook, eccetera, tablet, eccetera. Quindi è cambiata l'esigenza. Io ritorno a dire, credo che sia un messaggio positivo anche per i costruttori di residenziale che hanno secondo me patito tanto in questi anni, e credo che le normative che si stanno portando avanti, noi siamo stati anche, se vogliamo, beneficiati dagli incentivi fiscali, e lo saremo per i prossimi 2 anni, le normative prevedono e anche le ricerche prevedono che tutti vogliono avere un giardino, uno spazio, terrazza, e quindi c'è anche un grande movimento nel mercato immobiliare. Questo è quello che abbiamo come notizie anche dai grandi produttori di elettrodomestici, che ovviamente essendo multinazionali fanno degli studi molto più precisi su quello che è il mondo del vivere e quindi della produzione. Allora, siamo in chiusura della nostra intervista, ovviamente con l'augurio di darci un appuntamento presto dal vivo nuovamente e di venire a trovarvi, e perché è anche a documentare, veramente come dicevi te, un visitatore rimane veramente colpito da anche proprio la struttura della vostra azienda, sia nella parte produzione sia nella parte showroom che avete, veramente un bellissimo mondo da scoprire. Io vedo alle tue spalle
spalle un poster del mondo, quindi l'augurio è che ovviamente Stosa sia sempre di più protagonista a livello mondiale, a livello internazionale. Ci hai dato una notizia importante, quella di questa nuova grande sfida per il nuovo capannone, quindi ovviamente è veramente una cosa importante per l'Italia, per la Toscana, e siamo orgogliosi che una famiglia toscana del nostro territorio porti avanti questo progetto. Io, David, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e gentilezza. Un saluto e ovviamente un augurio di buona Pasqua a tutta la famiglia Stosa. Grazie a te, grazie a Confindustria e grazie a tutti i telespettatori. Grazie a David Sani, un saluto veramente a tutto lo staff della Stosa Cucine e ovviamente l'augurio di vederci presto dal vivo. Grazie davvero. Allora, rientriamo in studio, salutiamo David Sani della Stosa Cucine e parlavamo della tematica accennata Sani dell'edilizia, la speranza che con le tematiche di bonus questo settore vada a riprendere le quote di mercato. Un piccolo break pubblicitario e poi abbiamo la prima intervista dal neo presidente di Ance Siena, di Giannetto Marchettini, quindi siamo proprio sul tema, fra poco. Allora, entriamo in diretta con Step Economia e Territorio, il forum di Confindustria Toscana Sud dedicato all'economia e alle aziende dei nostri territori, ma con uno sguardo anche a livello nazionale. Fra poco ci colleghiamo con Roma, con il Sole 24 Ore. Ma prima, approfittando dell'assist che ci ha dato David Sani, guida della Stosa Cucine, sul tema dell'edilizia e di come ovviamente ci auguriamo che questo settore possa riprendere grazie al bonus 110% delle attività in corso, battiamo in termini tecnici la notizia, come si suol dire, ossia abbiamo in collegamento con noi Giannetto Marchettini. Chi segue il nostro format Piazza dell'Edilizia lo ha conosciuto ovviamente come presidente di Scuola Edile, ieri sera è stato eletto presidente di Ance Siena. Giannetto, buongiorno. Sì, buongiorno Virginia, buongiorno a tutti. Allora, ovviamente intanto un grandissimo augurio, in bocca al lupo per questa nuova sfida e ovviamente per esserti messo a disposizione di un lavoro importante dedicato ad Ance. Noi abbiamo raccontato insieme a te, insieme a Tanzini, come la Scuola Edile e Ance in questi anni, grazie a voi, abbiano lavorato fortemente insieme e oggi si apre questa pagina, tante cose da fare, tante cose da comunicare, ma le energie a te non mancano mai. No, ma guarda, io sono in teoria l'undicesimo presidente dell'Ance in linea, come dire, in linea di successione. L'Ance è stata costituita nel gennaio del 45, ma sono il decimo perché sono l'unico ripetente, perché io ho fatto il presidente dal 2005 al 2008. Esatto. Io, a differenza dei miei due colleghi che poi mi hanno, come dire, succeduto, Francesco Piccinini prima e Andrea fino a ieri, io all'epoca uscii ancora con i presidi di un'edilizia un po' in crisi, ma ovviamente il peggio è capitato ai miei due colleghi che hanno visto, come dire, la picchiata di certo tutto il nostro sistema. Io invece ho la fortuna che poi questo non vuol dire che faremo bene, perché chiaramente, ma c'è la fortuna di poter lavorare in un contesto diverso, perché con il Recovery Fund, con il 110, l'impresa edile che scontava tutta una serie di problematiche e tutte le default che c'erano state, quindi chiaramente era un po' uscita dai margini del nostro sistema, ovviamente invece torna oggi a essere punto importante e fondamentale, perché il Recovery Fund con tutte le opere da fare, il 110 e quindi tanti privati che in questo momento stanno progettando e stanno valutando le opportunità che questa legge clamorosa gli mette a disposizione, vuol dire quegli interventi senza mettere in tasca nulla, interventi sulle proprie abitazioni, ovviamente ha bisogno di imprese.
Ha bisogno di imprese perché senza imprese certamente non si possono ristrutturare le case, non si possono fare infrastrutture. E allora è ovvio che io ho la fortuna di poter lavorare in un clima diverso e compito mio e della nuova squadra che ha visto il coinvolgimento anche di giovani, proprio frutto che c'è sicuramente una controindicazione, un segnale un po' diverso, addirittura per la prima volta avremo il nostro consiglio una donna, una giovane imprenditrice che a 30 anni ha deciso di con altri soci di lavorare su un'impresa edile e di fondare un'impresa edile, quindi ci troveremo, avremo il compito gradito, a differenza di quello che è stato fatto in questi anni e quindi che è stato un po' di dover vivacchiare, avremo il compito di accompagnare la rinascita delle nostre imprese, la ristrutturazione e la riorganizzazione a livello qualitativo e ci auguriamo anche l'ingresso di nuove imprese, perché oggi c'è un mercato che ci consente a questo, quindi la capacità nostra sarà questa. Bene, mi sembra una buona energia di inizio, noi ovviamente la racconteremo insieme a te come sempre sul tavolo di Piazza Edilizia, già dalla prossima settimana insomma andremo a raccontare questo, i tanti elementi che hai citato, non scordandoci anche ovviamente poi del tema della formazione, che è un tema a te caro che hai sempre difeso. Io intanto ti ringrazio per questa primissima intervista da presidente, ovviamente un grande augurio, un abbraccio a te e a tutta la squadra. Grazie, grazie Virginia, grazie a tutti i telespettatori e ovviamente buona Pasqua. Grazie, grazie a Gianetto Marchettini, neo presidente, prima intervista dal neo presidente di ANCE Siena. Torniamo in studio dalla Toscana, adesso ci colleghiamo subito con Roma con Carlo Marroni per commentare insieme le principali notizie a livello nazionale. Ovviamente continua a tenere banco la tematica del grande rallentamento con cui vengono somministrate le dosi di vaccino in Europa. C'è stato il richiamo dell'OMS all'Europa tutta, così non va bene, cioè l'OMS è troppo a rilento come procede la distribuzione del vaccino. I problemi sembrano stratificarsi, c'è stato un richiamo anche del Premier Draghi alle regioni. Allora facciamo il punto con Carlo Marroni. Carlo, intanto ben trovato, buongiorno. Buongiorno a te Virginia, buongiorno a tutti. Allora, dicevo che continua ovviamente, ahimè, purtroppo, a tenere banco la problematica delle vaccinazioni in Italia, c'è stato un richiamo dell'OMS anche all'Europa tutta. Qual è un po' il punto della situazione, Carlo? Beh, la situazione ad oggi non è bella, nel senso che la programmazione di fare 500.000 vaccinazioni al giorno da aprile, genericamente, verosimilmente da metà aprile non sarà possibile perché le dosi di vaccini non ci sono. Per fare una cifra, per aprile servono 13 milioni di dosi, ce ne sono 8 e verosimilmente non aumenteranno. Questa è la situazione, quindi rallentano. Ieri o ieri l'altro è stato raggiunto il picco di 300.000 al giorno, o quasi, ma è già un po' calato perché mancano le dosi. Ora non significa che non sta andando avanti la campagna, però evidentemente con anche tutta una serie di problematiche che le regioni hanno in parte subito e in parte creato, e quindi diciamo di categorie, di situazioni, poi c'è stata la vicenda dei magistrati, dei politici, vabbè, queste sono diciamo, vicende di italica diciamo, normalità, però al momento siamo intorno al 5,2%, 5,3% della popolazione, che è una cifra diciamo non altissima, ma non è neanche tanto lontana dalla media del resto di alcuni paesi, come per l'Inghilterra, che non è tantissimo più avanti, però evidentemente hanno vaccinato categorie più a rischio e queste hanno abbassato drasticamente la mortalità, cosa che in Italia evidentemente non è avvenuta, perché ancora stiamo viaggiando a molti morti al giorno. Quindi la situazione non è facile, non è semplice, è certo in fase di evoluzione. Ecco.
A proposito di evoluzione, desta a preoccupazione, la Russia, è stata protagonista nei giornali italiani per due ordini di ragioni in questi giorni. Intanto un po' per capire quello, che è l'evoluzione, la distribuzione e dove viene prodotto lo Sputnik, il vaccino russo. Ricordiamo che in Russia, anche in Russia, la vaccinazione procede a rilento, ma nello stesso tempo si vuol vendere a più paesi questo vaccino, che però sembra essere prodotto in larga parte non in Russia. L'altro tema è ovviamente quello, dell'acquisto di notizie, riservate sull'Italia. So, un paese di nuovo con tante ombre, Carlo. Tantissime, sostanzialmente è una dittatura, cosa che peraltro loro vogliono, quindi loro, i russi, quindi questa non è, diciamo, una dittatura, diciamo, gradita. E, diciamo, la situazione, perlomeno per la gran parte della popolazione, la situazione è che lo Sputnik è ancora avvolto in un mondo di mistero. Lo stesso Putin non si sa se l'ha fatto o non l'ha fatto. Quindi, verosimilmente, lo Sputnik è più, diciamo così, una situazione ancora da chiarire, che in Italia c'è stato lo Spallanzani, mi pare, che ha detto che vuole fare una verifica, perché è stata un'azione anche molto coraggiosa, nel senso se c'è, se veramente è così, facciamo una verifica insieme. Però al momento questa cosa, questa non c'è. Per esempio, non si parla più del vaccino cinese, che però in larga parte del mondo, per esempio in America Latina, viene fatto regolarmente. Perché loro, evidentemente la Cina ha fatto degli accordi senza far troppe, diciamo, pressioni politiche e Chiaro. mediatiche, e ha fatto. L'altra questione che hai citato, il caso di spionaggio. Il caso di spionaggio clamoroso per certi versi, perché non accadeva così da, per esempio, la guerra fredda, perlomeno di quella che conosciamo, e l'acquisizione di queste informazioni riservate era norma nei paesi, diciamo così, dove non si è alleati. Siamo, diciamo così, di fronte a una situazione di spionaggio ordinario e di ordinaria fragilità umana. Questo ufficiale di Marina aveva bisogno di soldi e veniva pagato. Cioè, quindi diciamo che c'è una macro, diciamo, considerazione, cioè che lo spionaggio va avanti, perché come sempre andava avanti. Dall'altra, dobbiamo sempre ricondurre certe questioni alle miserie umane, piccole, nel caso di questo signore non troppo piccole, perché è una cosa enorme, però diciamo, ecco, cerchiamo sempre di dare un po' un quadro specifico alle situazioni. Non è il caso di avvelenamenti di qualche anno fa in Inghilterra, ecco, sono cose un po' diverse. Un'ultima battuta, un po' il borsino della politica italiana. Oggi abbiamo visto sui giornali dichiarazioni di Conte, un po' questo rifondare il Movimento 5 Stelle. In casa PD continua il lavoro di Letta, anche con questa grande attenzione alle quote rosa. Insomma, ci fai un po' il quadro, Carlo? Allora, per quanto riguarda il PD, oggettivamente c'è una grande attenzione, diciamo, si è creata una grande aspettativa su Letta, sulla segreteria Letta, tanto quanto era bassa l'aspettativa verso Zingaretti, tanto quanto è alta, e aggiungo, credo anche abbastanza in maniera fondata, nel senso che Letta poi è l'ultimo in grado di poter ridare un senso di profondità a un partito riformista di centro-sinistra, altrimenti. E quindi il fatto che abbiano due donne, giovani donne, veramente giovani donne, abbiano diciamo così, si siano contese una carica importante, questo è significativo. Non era una biga fra donne, era una biga fra due leader o aspiranti leader, quindi questo è un fatto importante. E Letta ha una grande attenzione. Quindi verosimilmente Letta diciamo così, nell'onda repubblicana, Draghi, Mattarella ancora in carica, diciamo, si inserisce un nuovo filone, diciamo, più istituzionale e meno populista della politica. Questo fa da contrastare a Conte, e questa però è la mia opinione personale, naturalmente anche la precedente, ma questa particolarmente, è che Conte ha annunciato delle cose di cui, cioè Conte secondo me, quel Movimento 5 Stelle è uscito completamente dai radar, per cui Conte ormai non è più. Non ha più nessun appeal, sì, forse nel sondaggio ancora qualcosa prende, ma è una. Conte esisteva in quanto capo del governo, uscito da quella carica era, come era prevedibile,
diciamo, è destinata alla scomparsa, perché quel movimento ha preso i voti sulla base di slogan anche molto grezzi, anche molto diciamo quasi analfabeti, però funzionava per quello. Uno come Conte non va bene, secondo me, per quel tipo di leadership, quindi con Conte alla guida delle 5 Stelle prosegue quel processo di estinzione delle 5 Stelle che è già in atto. Carlo, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, ovviamente un grande augurio di buona Pasqua a te e alla tua famiglia, e ovviamente andremo a sentirci la prossima settimana. Anche noi, auguri a tutti, buona Pasqua a te e alla tua famiglia e a tutta Siena. Arrivederci. Grazie, grazie davvero a Carlo Marroni. Un break pubblicitario e poi torniamo, ci spostiamo a Grosseto e andiamo a raccontare una bellissima azienda, Sfera. A fra poco. Allora, bentrovati ancora in diretta con STEP, il format di approfondimento economico di Confindustria Toscana Sud. È un grande, per me è un grande piacere introdurre il prossimo ospite, Luigi Galimberti, collegato con noi per un racconto di un'azienda veramente eccezionale che nasce da un'idea innovativa ed è diventata un'industria importante, un modello di industria. Allora, però facciamo ordine, dottor Galimberti, ci racconti un po' il percorso, come è nata questa idea, come l'ha strutturata, com'è cresciuta e cosa è oggi? Sì, intanto buongiorno a Virginia e a tutti gli ascoltatori. Sfera nasce nel 2015, l'anno dell'Expo. Si parlava molto di cibo e sostenibilità e la FAO ci ricorda ogni anno che nel 2050 saremo 10 miliardi, avremo bisogno del doppio dell'acqua e della terra per produrre cibo per tutti. Purtroppo ne avremo soltanto la metà. E in quell'anno, proprio nel 2015, ho iniziato ad immaginare come potevo fare praticamente per costruire un sistema agricolo che riuscisse appunto a produrre di più con meno, e ho immaginato una serra tecnologica che usasse le migliori tecnologie per produrre appunto di più, e Sfera appunto è una serra tecnologica. Nel 2016 ho incontrato un fondo di investimento Oltre Venture a cui ho presentato l'idea e il progetto, e di fatto ho raccolto 20 milioni di euro per costruire la serra tecnologica più grande d'Italia a Gavorrano, e 13 ettari di estensione. Noi riusciamo a produrre in Sfera un chilo di pomodori, un chilo di insalata, consumando soltanto 2 litri d'acqua contro i 75 del campo aperto. In più, questi 2 litri vengono recuperati al 90% dall'acqua piovana, non attinta dalla falda. E la cosa poi più importante è che non utilizziamo pesticidi, e siamo riusciti a togliere dal pomodoro anche il nichel, che è un metallo pesante che crea allergia soprattutto alle donne. Come è stata una sfida ovviamente grossissima, soprattutto all'inizio, ma proprio il momento dell'intuizione, dottor Galimberti, quando c'è stato? Lei citava Expo, ma già prima di Expo era qualcosa su cui stava pensando, studiando, valutando? No, prima del 2015 non conoscevo nel mondo delle serre né il mondo dell'idroponica. È stato proprio in quell'anno, e proprio Galeotta fu la visita ai padiglioni dell'Expo, dove c'erano alcune installazioni appunto idroponiche. Ricordo che la tecnica idroponica, la coltivazione idroponica, è una coltivazione di ortaggi che esclude praticamente il terreno, ma direttamente in acqua. Allora, in tutto questo lei ha saputo tradurre in pochissimi anni un'idea, una start-up, in una vera e propria impresa, in un'industria. Tra l'altro io vorrei aprire adesso una riflessione importante, a maggior ragione in un tempo complesso come quello che viviamo, ovviamente sotto la pandemia, quindi la crisi economica che ha portato, la crisi sociale. Qualsiasi attore, da quello regionale in poi, deve saper avere una visione prospettica, e il sostenere chi dell'agricoltura fa industria reputiamo sia un elemento basilare, d'accordo con me? Assolutamente sì, perché ricordo che l'agricoltura è il settore primario e soprattutto è anticiclico. In momenti come questi di forte difficoltà e instabilità socio-economica,
l'agricoltura, il primario, praticamente non risente di crisi perché inevitabilmente dobbiamo mangiare. È pure vero che coincide che molte famiglie, no, hanno qualche difficoltà, ma a mio avviso continuiamo a mangiare gli stessi pomodori, la stessa frutta e verdura, semmai stiamo attenti praticamente a ridurre lo spreco. Ci racconta un po' lo staff delle persone che lavora con lei in Sfera e poi come ha scelto la location dell'azienda? Partendo dalla location in modo diciamo particolare, perché noi abbiamo bisogno di luce, noi riusciamo intanto a produrre pomodori anche d'inverno, semplicemente riscaldando la serra senza integrando luce artificiale. E perciò di fatto abbiamo dimostrato che a Grosseto d'inverno si possono produrre pomodori, e questo dico io non è una scoperta diciamo moderna, ma una scoperta antica. Questo significa praticamente che in questa terra abbiamo diciamo l'oro, abbiamo una ricchezza che appunto è il sole anche d'inverno. E la location è stata identificata intanto cercando praticamente di dribblare tutti quelli che sono i vincoli, no, a cui la terra toscana è sottoposta, vincoli paesaggistici, archeologici e di anche natura idrogeologica, perciò abbiamo identificato un terreno senza vincoli. Ma poi abbiamo posto particolare attenzione perché è vero sì che noi siamo una serra tecnologica e apparentemente la biodiversità sembra che rimanga all'esterno della serra, ma noi abbiamo posizionato la serra in un posto specifico, preciso, che stesse lontano dalle colture in campo aperto. Dico questo perché la pressione dei patogeni all'esterno della serra è talmente tanto bassa che noi all'interno riusciamo a vincere questa competizione semplicemente con la lotta biologica. Di fatto lanciamo degli insetti antagonisti per i predatori. Se invece all'esterno la pressione è più importante, e noi all'interno dovremo usare necessariamente prodotti fitofarmaci, di cui i residui poi rimarrebbero all'interno dei nostri ortaggi. Perciò è importante dove localizzare anche le serre tecnologiche. La biodiversità conta. E l'altra domanda sul personale. Il 95% del personale è maremmano, magari non proprio maremmano toscano, ma persone che comunque vivono in questo territorio. Noi abbiamo fatto una scelta che è quella di assumere personale che vive a massimo 40 km dal centro della serra, perché siamo molto sensibili ai temi ambientali di sostenibilità e non volevo all'inizio che il nostro sforzo fosse vanificato dai trasferimenti dei dipendenti. Certo. E durante il primo lockdown abbiamo scoperto che questa scelta, seppure costosa, ha reso questa azienda resiliente non solo ai cambiamenti climatici, ma anche a quelli socio-economici. Perché praticamente serre simili alle nostre in tutta Europa hanno visto scappare la manodopera straniera e ritornare nei paesi d'origine. Col fatto che noi abbiamo scelto di utilizzare risorse che vivevano prima di noi su questo territorio, praticamente ha reso questa azienda ancora più resiliente. Perciò lo dico anche ai colleghi imprenditori di guardare all'impatto sociale come elemento di resilienza e di prosperità a lungo termine. La sua storia è anche da modello, dottor Galimberti, a tanti giovani che vogliono buttarsi nel mondo delle imprese, come lei ha ben specificato, da un'idea, da un'intuizione, da un business plan, da una ricerca poi di fondi di sostegno, lei ha dato vita a un'azienda. Quali sono quindi i consigli che si sente di dare magari a dei giovani o aspiranti giovani imprenditori che ci stanno ascoltando, che la stanno ascoltando? Sì, giovani aspiranti e meno giovani imprenditori. Il consiglio è quello di studiare il fenomeno delle start-up. Negli ultimi 5 anni abbiamo visto esplodere questo fenomeno, no? Però a volte non ci fermiamo bene a riflettere che cos'è. La start-up sostanzialmente è una modalità di iniziare un nuovo business partendo dalla carta, partendo su carta, analizzando tutti quelli che sono gli scenari, il mercato, i competitor, il prodotto, e passando praticamente dai piccoli test, da validare, da verificare quelle che sono le idee di base.
È come dire, se apro una pizzeria inizio con il forno di casa a fare i primi esperimenti con la pizza e farla assaggiare praticamente ai parenti e amici. Se tutti mi dicono che la pizza fa schifo, cioè è inutile aprire una pizzeria. Ecco, questa è la startup, è un mindsetting e secondo me è molto utile per trovare praticamente business vincenti, perché offre l'opportunità con piccoli investimenti di capire se quello che abbiamo in testa, la nostra idea, il nostro prodotto futuro sarà praticamente vincente e potrà riscuotere, diciamo, successo. Questa è una cosa che è disponibile a tutti, ci sono decine e decine di libri, corsi online, ma semplicemente anche partecipare agli eventi di startup, le pitch competition, dove praticamente le startup si presentano, si raccontano e lì è possibile praticamente capire anche come si presenta, come ci si relaziona nei confronti di un potenziale investitore, perché ricordiamo che c'è una grande opportunità che negli ultimi anni è nata in Italia, che magari negli Stati Uniti è presente da molto più tempo, che è tutto il venture capitalism, fiumi di denaro che praticamente denaro di ventura, che sono alternativi al finanziamento bancario per le imprese, che sono interessanti perché concorrono a rischio insieme all'imprenditore. Capitali di ventura, se l'impresa va male, non devono essere restituiti. E ci sono davvero tantissime, tantissime risorse. Perciò io invito a tutti i giovani, a tutti gli imprenditori a studiare questa modalità, fosse pure per un'azienda vecchia, consolidata, per il lancio di un nuovo prodotto, trattarlo come se fosse una startup. Questa è una cosa, secondo me, alla portata di tutti. Ascoltando il dottor Galimberti mi è venuta in mente una frase molto famosa di Albert Einstein che dice: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura, quindi nutrire il cambiamento, cambiare ottica, farlo ovviamente con i sacrifici che tutto ciò comporta, ma come lei ci ha saputo raccontare è una resilienza di valori che, se difesi e portati avanti, danno i loro frutti. Oggi quando entra nella sua azienda, quali sono le sfide che ha in testa per la crescita di questa azienda o per nuove sfide collaterali a cui sta pensando? Allora, la prima cosa che penso è che non dimentico che siamo nati come startup. Le startup hanno un tragico destino, dico io, perché sono destinate a fallire. Infatti il 95% delle startup fallisce come esperimento, perché devono praticamente validare l'idea di base. E se non è un'idea, diciamo, innovativa, non vale la pena fare una startup. Però poi se la startup non fallisce perché ha validato l'idea, deve seguire un altro tragico destino, che è quello di crescere, continuare a crescere sempre. Perciò non è che fatta una serra e validato il modello io posso scegliere di fare solo la seconda, devo farne fin tanto che il mercato praticamente chiede serre tecnologiche. Questa è una sfida importante perché supera la persona. Oggi bisogna immaginare aziende che sopravvivono praticamente al fondatore, perché sennò non abbiamo praticamente cambiato nulla. E noi stiamo lavorando proprio in questi giorni a un piano di sviluppo che personalmente ho l'ambizione di vorrei realizzare nei prossimi 10 anni 300 ettari di serre tecnologiche in questo paese, in Italia, altri investimenti, piccoli investimenti in Toscana, ma in regioni del centro-sud Italia. Questo perché? Per dotare questo paese di un sistema di serre tecnologiche per far fronte alla richiesta di ortaggi, alla richiesta interna del mercato. Basti immaginare che noi importiamo dall'Olanda ogni anno 150.000 tonnellate di pomodoro. E questo un po' è mortificante per l'agricoltura di questo paese, perché importare pomodori dall'Olanda, che gli olandesi secondo me non sanno fare i pomodori, infatti chi ha avuto la sfortuna di assaggiarli al supermercato sa che sono terribili. E questo perché si importano? Perché il consumatore toscano mangia pomodori tutto l'anno, e invece il contadino toscano produce pomodori soltanto giugno, luglio e agosto, anzi neanche l'ultima settimana d'agosto. Ecco, noi che cosa facciamo? Noi produciamo pomodoro tutto l'anno e
presidiamo praticamente lo scaffale tenendo lontano i pomodori olandesi. Quando arriva il piccolo produttore locale con il suo pomodoro, noi gli facciamo spazio per aumentare l'offerta al nostro consumatore toscano. Ecco, questo paese manca di serre tecnologiche. Un numero su tutti: in Olanda su 15 milioni di abitanti ci sono 1500 ettari di serre tecnologiche, nel nostro paese per 60 milioni di abitanti, compresa la nostra, ne abbiamo 73 ettari. Perciò abbiamo una mancanza cronica. Apposta noi importiamo da Spagna, Olanda, da Marocco quantità di ortaggi importanti. Ci ha dato dei numeri impressionanti, credo che faranno riflettere i nostri telespettatori. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, ma io fin da adesso, ovviamente normative Covid permettendo, mi auguro di poter venire presto a trovarla, a raccontare la sua azienda da dentro e quindi a far vedere proprio quello che lei ci ha raccontato. Intanto io ovviamente la ringrazio per la disponibilità, grazie, per la sua gentilezza, un grande in bocca al lupo ovviamente a tutto il suo staff e in questo caso sì, proprio veramente la celebrazione del potere di un'idea, della resilienza e di un vero made in Italy, in questo caso applicato al food. Grazie, grazie davvero dottor Galimberti, grazie a voi. A presto. Allora, rientriamo in studio per i saluti finali, una puntata veramente densa di tante notizie. Abbiamo aperto con David Sani, il gruppo Stosa Cucine, fra i leader internazionali del settore, la sfida, la costruzione, un nuovo capannone ancora in Toscana, ancora nella terra che da sempre occupa le radici di questa famiglia e la sua industria. Il punto della situazione da Roma con il nostro Carlo Marroni, la tematica ovviamente della lenta vaccinazione, i problemi della vaccinazione nel nostro paese, un po' il status quo dei movimenti all'interno dei partiti politici. E poi abbiamo fatto la prima intervista a Giannetto Marchettini, nuova guida del ANCE Siena, lo ritroveremo ovviamente sui tavoli di approfondimento con Piazza dell'Edilizia. E poi avete sentito Luigi Galimberti, guida di Sfera, questa azienda veramente innovativa, bellissima, dedicata alla coltivazione e anche in questo caso un'azienda con radici in questo proprio vero e proprio, perché ovviamente si occupa di agricoltura in Toscana, a Gavorrano. Allora, tante tante storie, come sempre per Step si chiude qui questa puntata, ovviamente i miei auguri e quello di tutto lo staff di Confindustria Toscana Sud per una serena Pasqua a tutti voi, noi torniamo puntualissimi la prossima settimana in diretta come sempre, un grazie a tutto lo staff tecnico di Canale 3 per la produzione, vi ricordo che potete rivedere questa puntata come le precedenti nella pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud o nella sezione Step della Web TV di Canale 3. Grazie per l'attenzione, arrivederci.